In un articolo apparso di recente, intitolato Letters in the Sky, Reading the Signs in a Radius Phenomena, Katharina Falk si sofferma sulle costellazioni descritte da Arato, argomentando che esse sono concepite come un complesso sistema di segni che la benevola volontà di Zeus ha collocato in cielo a beneficio del genere umano. In particolare, Arato raffigura questi segni come se fossero delle vere e proprie lettere nel cielo. La presenza della metafora della scrittura è in effetti pervasiva nel poema di Arato, che in ultima analisi si presenta come un vero e proprio testo iscritto nella natura. I fenomeni offrono dunque una delle primissime testimonianze di un tema in seguito assai diffuso, quello della readability of the world, di leggibilità dell'universo. E fra le varie forme attraverso cui si manifesta questo concetto, senza dubbio figurano i cosiddetti tecnopaigmia, in particolare gli acrostici e altri giochi di parole. Lo scopo di questo mio intervento è di presentare alcuni esempi di tecnopaigmia, molti dei quali mai osservati in precedenza, da cui emerge in maniera piuttosto evidente una funzione paradigmatica. Il poeta infatti suggerisce al lettore di leggere dei segni presenti nel testo che lo condurranno a collegare fra di loro alcune lettere per formare una o più parole dal significato pregnante. Allo stesso modo bisognerà fare con il cielo, riconoscendo i segnali emanati da Zeus, che consentono di collegare fra loro alcune stelle per formare una costellazione anch'essa carica di significato. Arato instaura così un rapporto diretto fra stelle e lettere, che appaiono dunque come elementi di base, come stoicheia. Ben inteso, Arato non dichiara mai in maniera esplicita, come fa invece ad esempio Lucrezio, che vi sia un rapporto diretto fra gli atomi della natura e le lettere del proprio poema. Tuttavia, come vedremo, questo legame è fortemente suggerito non solo nei fenomeni, ma anche in passi di chiara ispirazione aratea presenti in altri poeti. E cominciamo proprio con il primo esempio, handout numero 1. Quasi tutto nel PowerPoint è molto, anzi tutto è nell'handout. Arato esordisce, l'abbiamo visto, il suo poema dicendo che tutti noi abbiamo bisogno di Zeus in ogni istante. Egli, nella sua paterna bontà, svela e spiega a noi uomini, sua stirpe, i segni propizi e incita i popoli al lavoro ricordando loro la legge del vivere. Egli dice, quando la gleba è ottima per i buoi e per la zappa, quando giungono le stagioni propizie per piantare gli alberi e per spargere i semi. Ebbene, è già stato più volte notato dalla critica che l'idea di segno, cartissima signa, è centrale nell'opera di Arato. Come evidenziano la cinquantina di occorrenze del sostantivo sema e la dozzina del verbo semaino o episemaino. Ora, se noi diamo un'occhiata più vicina al testo, ci accorgiamo che alcuni segni si rivelano delle vere e proprie parole chiave. In particolare, all'inizio del verso 6, troviamo «dexia semainei», che sembra volerci dire il lato destro, la destra indica, ovvero è dalla parte destra che dobbiamo cominciare la lettura. Forse casuale o forse no, ma l'ultima parola del verso successivo, il 7, è «ariste», in cui propongo di cogliere un suggerimento al cambio di senso di lettura, da destra a sinistra, ariste, ra. Ma ciò che mi sembra parecchio interessante è che la prima parola all'inizio del verso 8 sia proprio busi. A questo punto, credo che il poeta ci stia comunicando che dexia, e poi aristerà, semaine busi, ovvero la destra e poi la sinistra indica i buoi, insomma un suggerimento a leggere in senso bustrofedico. E infatti, se consideriamo i versi racchiusi da queste parole chiave e ne leggiamo le prime
E le ultime lettere, in sequenza bustrofedica, partendo dalla fine del verso 6, come indicato, otteniamo la sequenza I, D, M, E, I. Idmei. Ora, idme è una forma rara di idmosune, conoscenza, scienza, come attestato da Esichio, handout numero 2. In questo caso avremo dunque un dativo, idme, con la iota sottoscritta, con conoscenza, sapientemente. Dato che l'unica attestazione del termine idme a noi pervenuta sembra essere quella di Esichio, la ricerca di passi paralleli va dunque condotta su idmosune, termine anch'esso raro, ma attestato almeno in una decina di autori. Il primo ad averlo usato pare essere Esiodo, handout numero 3. Il passo è interessante, poiché tratta delle divinità collegate ad astri e corpi celesti, fra le quali Perse risplende fra tutti per il suo sapere, Pasi idmosynesin. Su questo passo ritorneremo in seguito, perché il testo più interessante, ai fini dell'acrostico, si trova in Nicandro, handout numero 4. Come possiamo notare, in questo celebre passo in cui Nicandro suggella Iteriaca componendo il proprio nome in acrostico, Nicandros, la parola che offre la seconda lettera alla firma è proprio idmosune, al dativo. Un caso? Beh, a me pare di no. Tanto più che nel passo in questione si tratta proprio di Zeus, il quale, una volta divenuto padrone del cielo, ha distribuito i regni fra i fratelli con saggezza, sapientemente, idmosune. Beh, la certezza assoluta che Nicandro abbia avuto in mente l'acrostico arateo scegliendo proprio idmosune, idme, non possiamo certamente pretenderla, ma il fatto che questa sia l'unica attestazione del vocabolo nelle sue opere e che il soggetto sia Zeus, di cui si loda proprio l'idmosune, mi sembrano quantomeno fortemente sospetti. Ad ogni modo, nonostante questa sarebbe di fatto la prima attestazione di un acrostico bustrofedon, l'intenzionalità mi pare accreditata da diversi fattori. Innanzitutto, nel passo in cui compare l'acrostico, Arato sta proprio parlando dell'aratura e di come Zeus mandi segnali all'uomo affinché sappia cogliere il momento propizio per aggiogare i buoi. Incorniciare dunque questo passo con una forma che ne ricordi i contenuti mi sembra del tutto plausibile. Pertanto, in questo caso, l'acrostico assolve proprio una funzione paradigmatica. Oltretutto, il poeta si premura di inserire dei segnali che ne indicano al lettore la presenza, proprio come fa la divinità per indicare il momento propizio. Infine, il momento bustrofedico, come sappiamo, rinvia in maniera allegorica alla scrittura. Il solco lasciato dall'aratro nel campo è comparabile a quello lasciato nella pagina dallo strumento scrittorio. Non a caso, sia in greco il verbo arun che in latino il verbo arare significano allo stesso tempo arare, ma anche scrivere. E l'uso metaforico dell'aratura per alludere alla scrittura si ritrova già nei poeti arcaici. Per inciso, mi piace ricordare che anche quella che potrebbe essere la prima attestazione della nostra lingua volgare, l'indovinello veronese, ha proprio questa immagine come tema. Ad ogni modo, credo che la scelta di comporre proprio un acrostico bustrofedon all'inizio del poema sia quanto mai paradigmatica di quella visione di una natura scritta nel cosmo e quindi di una readability of the world di cui abbiamo parlato all'inizio. Beh, vi dico subito che ho trovato altri esempi di acrostici bustrofedon, non solo in arato, ma anche in altri poeti, sia greci che latini. Il caso più intrigante è senza dubbio quello che trovate all'handout numero 5. Si tratta dell'acrostico bustrofedico A,
TLOMV, che Virgilio ha composto proprio all'inizio dell'Eneide, nel quale non è difficile reggere la sfraghis del poeta mantovano, a stilo Maronis Vergili. Ci conforta in questa lettura anche Iram, l'ultima parola del quarto verso, che, se letta al contrario, quindi nel senso di scorrimento dell'acrostico, non offre solo la M di Maronis, ma anche Mar. Può dare fastidio che ci sia un ablativo di origine a stilo, dallo stilo, in luogo di un semplice ablativo di mezzo. Ma, dato che l'ispirazione mi pare interamente aratea, non posso non pensare, endout numero 6, a quel aioue, che abbiamo già visto diverse volte, ec dios, da cui tutta origine, come leggiamo ad esempio nell'incipit degli aratea di Cicerone. D'altra parte, nulla vieterebbe di considerare solo stilo, dato che anche idmei ha 5 lettere. Ma l'ablativo di origine, costruito proprio con lo stilus, rimanda proprio a quell'idea di solco, di traccia, che l'aratro lascia nel campo, come se il poeta, proprio all'inizio del suo poema sulle origini dell'urbe, volesse riprodurre il solco lasciato dall'aratro di Romolo, il sulcus primigenius. Ad ogni modo, l'immagine dello stilo che lascia il solco nella tavoletta di cera come l'aratro nel campo ci riporta di nuovo al tema della scrittura e al movimento bustrofedon. E non escluderei che Virgilio abbia anche pensato che il participio passato del verbo arare è proprio aratus. D'altro canto, Virgilio già nelle Georgiche si era ispirato ad Arato per comporre la propria sfraghis, endout numero 7. Dopo l'articolo di Somerville del 2010, la bibliografia è citata alla fine dell'endout, credo che non sussistano più dubbi riguardo all'intenzionalità dell'acrostico sillabico ma, ve, pu, collocato in un passo che riecheggia apertamente la famosa sezione dei fenomeni in cui Arato descrive le fasi della Luna. Ed è proprio in questa sezione che Arato ha composto il famoso acrostico Lepte, endout numero 8, segnalandone la presenza con parole chiave. In particolare, al verso 778, Skepteo de proton keraon, katerthe selenen, è un invito a guardare dapprima alla punta dei corni della Luna, ovvero all'inizio dei versi laddove si trova l'acrostico. Anche Virgilio, endout numero 7, segnala al lettore la presenza dell'acrostico con parole chiave come sequentis ordine respicies, che attira lo sguardo su quanto segue, revertentis cum primum, che indica che bisogna leggere a ritroso, il che spiega l'inversione dei trianomina, virgineum, allusione al soprannome di Parthenias, e namque is certissimus auctor. Ma torniamo al passo di Arato, endout 8. Il fatto che lepte sia un cosiddetto gamma acrostic, la definizione di Morgan, cioè che la parola orizzontale, lepte, venga ripresa in verticale, in acrostico, ricordando così la forma della lettera gamma, ha da subito lasciato ben pochi dubbi riguardo all'intenzionalità di questo acrostico. Il dibattito, invece, è aperto riguardo ad un eventuale significato poetologico di lepte, in cui molti vedono un'allusione allo stile letterario improntato alla Leptotes di stampo callimacheo. Non tutti sono d'accordo, però per Arato di sicuro la Leptotes ha una grande funzione. Comunque, poche riserve rimangono riguardo alla funzione paradigmatica di questo acrostico. Infatti, la sezione in cui è inserito,
quella che descrive l'osservazione delle varie fasi della Luna, marca la transizione dalla descrizione del firmamento ai fenomeni meteorologici. Il lettore è invitato a scrutare i segni nascosti da Zeus nella natura. Questi segni, come abbiamo già evidenziato, si possono fra l'altro ritrovare nei corni della Luna. Oltretutto, il gamma acrostic ricorda proprio la falce di una Luna. Ma in questo passo, la parola lepte, oltre a trovarsi due volte in orizzontale e una in verticale, può essere letta anche in diagonale, come ha recentemente osservato Mattias Hanses. Ma lo sfruttamento di una dimensione obliqua del testo apre interessanti prospettive, come già accaduto per il Bustrofedon. Un esempio notevole della ricezione di questi modelli compositivi ce lo regala un autore di cui soltanto in questi ultimi decenni la critica ha messo in luce la raffinatezza, Valerio Flacco. Pochissimo sappiamo di questo poeta, se non che scrisse le Argonautiche in latino sotto la dinastia Flavia e che i suoi trianomina erano verosimilmente Caius Valerius Flaccus e che fu forse membro del collegio sacerdotale dei Quindecimviri Sacris Faciundis. L'influenza di Apollonio Rodio e di Virgilio è lampante se si leggono le Argonautiche latine, ma come ho già avuto modo di discutere in un paio di contributi che trovate in bibliografia, la presenza di Arato e della tradizione aratea sembra piuttosto importante e pervasiva. Questa presenza passa anche attraverso l'uso di tecnopaignia. Oltre a diversi acrostici semplici, in Valerio Flacco troviamo anche acrostici di tipo gamma, bustrofedon, telestici, mesostici, acronimi e addirittura parole greche usate in acrostico come aidos, che trovate al numero 9 dell'handout. Purtroppo non abbiamo il tempo per discutere tutte queste occorrenze, ma vorrei almeno proporvi un passo che presenta una composizione piuttosto emblematica. Il contesto è questo. Gli Argonauti hanno fatto scalo sull'isola di Lemnos, dove le donne hanno ucciso tutti gli uomini, tranne il padre della regina, Ipsipile. Come accade anche in Apollonio, gli Argonauti si lasciano sedurre dai piaceri della compagnia femminile, finché Ercole, uno dei pochi a non aver ceduto al richiamo dell'ozio e dell'amore, non scuote Giasone con un decisivo rimprovero e la compagnia si rimette di nuovo in viaggio verso la Colchide. In questo momento cruciale della narrazione, in cui, guardate bene, l'epos è minacciato dall'intrusione dell'elemento elegiaco, l'intervento di Ercole ha anche una funzione metaletteraria, dato che consente di riportare di nuovo il poema su binari più consoni al genere epico, come sottolineato da una chiara allusione ad Arma Virunque negli ultimi due versi dell'episodio, all'handout numero 10, Arma Viros. Valerio Flacco sfrutta questo momento cruciale per inserire una composizione piuttosto elaborata che non mi risulta essere stata ancora osservata dalla critica, handout numero 12. A bloccare gli Argonauti sull'isola di Lemnos sarebbero le cattive condizioni atmosferiche scatenate dalle Pleiadi e da Saturno su ordine di Giove. In questo contesto, in cui Valerio menziona anche l'azione di Astrea, Dike, la Virgo, le allusioni ad Arato diventano palesi al verso 367, in cui si dice che il Tespiades, ovvero Tifi, il timoniere del largo, vede la luna addensarsi di nubi nella quarta notte in cui sorge. È un segnale pauroso che tiene a lungo lontani dalle imprese sui mari. Queste osservazioni delle fasi lunari ci riportano immediatamente non solo al corrispettivo passo di Arato, ma anche a quello delle Georgiche. A ciò si aggiunga che il
Tirintius Eros, ovvero Ercole, nel verso 373, è detto in vigilans rati, verso 374. Ercole dunque veglia sulla nave. Ma in un simile contesto, il verbo invigilare non può non far pensare alle agrypniai, le notti insonni, vegliate a rivedere, a rielaborare i poemi, alla luce, indovinate di chi, di Arato, come indica il noto epigramma di Cinna che avete sull'handout numero 11. Sapendo che la ratis, la nave, designa allegoricamente anche il poema stesso, l'azione di Ercole ha dunque anche una notevole valenza poetologica. Ma, oltre al richiamo ad arma virumque già osservato dalla critica, il testo offre altri spunti interessanti. Ve la faccio breve per questioni di tempo, ma la composizione di Valerio è davvero parecchio elaborata e si snoda almeno su due livelli. Il primo è questo. Operando una vera e propria conflation del modello arateo e di quello virgiliano, Valerio Flacco inserisce in questo passo la propria sfragis. Beh, vediamo come, handout 12. Partiamo da Jupiter, all'inizio del verso 358, Giove, da cui tutto ha inizio e che tutto muove, e tracciamo una linea che arrivi fino al Tirintius Eros, ossia alla fine del verso 373. Ripercorrendo quella stessa linea a ritroso, come indicato dal revoca, che il poeta ha celato in Audi Revocantes, del verso 372, consideriamo i primi cinque versi, partendo proprio dal 372. Meglio guardare il PowerPoint in questo caso, che è un po' più semplice. Esattamente come fa Virgilio nelle Georgiche, ossia a linee alternate, Valerio piazza i suoi trianomina, Gaius Valerius Flaccus, nelle sillabe ca, 372, va, 370 e fl, 368. Il nostro poeta combina dunque il modello virgiliano con i trianomina a linea alternata, sempre su cinque versi, con quello arateo, di cui riprende la dimensione obliqua del testo, come il terzo lepte. L'intenzionalità di questa sfragis è sostenuta anche da altri indizi. Sempre partendo dallo Jupiter del verso 358, tracciamo un'altra linea, stavolta fino all'inizio di Tirintius Eros. Allineate in questa direzione, stavolta senza andare a ritroso, dato che non ci sono indicazioni in tal senso, tra i versi 369 e 371 leggiamo le sillabe no, mi, ni. Nomini. Questa stessa riga termina il verso successivo su in vigilans. Ma allora, oltre ad essere in vigilans rati, Ercole è anche in vigilans nomini, Cai Valeri Flacchi? Beh, ad ogni modo, nomini si estende dal verso 369 al 371 e non è un caso. Infatti, partendo dall'inizio del 369, per cui la Q di qui, leggiamo la sequenza verticale sempre di cinque lettere, quind. Un riferimento al fatto che Valerio Flacco fosse un quindecimvir, ma date che quind si legge non solo in acrostico verticale, ma anche deviando all'interno del verso 371, qui più le prime lettere di indulgent. Inoltre, dulcis in fundo, proprio continuando la lettura in questa direzione, arriviamo alla fine del verso 371, le cui ultime lettere sono proprio XB, quindecim. Ovvero, di nuovo, un riferimento al quindecimvir? Tutte coincidenze? Ma, forse no.
anche perché è Valerio stesso a metterci in guardia proprio sul verso 371, dove figura anche l'ultima sillaba di Nomini. Infatti, al verso 367 ci dice che Tifi et lunam quarto densam videt imbribus ortu. Ma questo è un invito, in perfetto stile arateo, a spostarsi di quattro posizioni al quarto ortu, ovvero al verso 371, per osservare una luna densa, densa di significati, densa di cose. E che la luna sia davvero densa in questo verso lo dimostra anche l'acronimo L-E-N-T-I, lenti, che possiamo leggere prendendo le prime lettere di ogni parola di nuovo in senso inverso, come indicato dal revoca. Lenti non è parola priva di interesse, innanzitutto perché graficamente molto simile a lepte, cinque lettere, di cui tre uguali e due molto vicine. E poi perché lenti, cioè pigri, indolenti, inoperosi, otiosi, sono proprio gli argonauti in questo stesso frangente. E questo è il secondo livello su cui opera Valerio. In entrambi i casi l'azione di Ercole è determinante. Da un lato la posizione del figlio di Giove serve per orientare la sfragis del poeta in direzione del padre divino, in pratica garantendo ai trianomina, kavaf, un vero e proprio catasterismo. E non a caso al verso 369 leggiamo novos ad ignes. Dall'altro, l'azione concreta di Ercole sprona i suoi indolenti compagni a riprendere la via eroica, riportando il tema sui canoni epici. Gli argonauti sono dunque lenti, ma lentus è anche titiro quando celebra la musa tenuis, componendo acrostici, tra l'altro, nella prima bucolica. E qui lenti sono anche i rutuli che Giuturna apostrofa nel dodicesimo dell'Eneide, in una situazione che ricorda molto da vicino quella degli argonauti. Ci sono altri trucchetti. C'è un doppio acrostico et qui, come il lepte di Arato, e soprattutto, se noi continuiamo la lettura della linea in diagonale dopo ka, va, f, troviamo q, sa, tu, ra. Q potrebbe essere di nuovo un'allusione al Queen de Kimvir, ma satura cosa ne facciamo? Ma satura è l'anagramma perfetto di aratus, prima ipotesi. Seconda ipotesi, nella Q, nella quinta satura, Persio parla del suo oroscopo e lo fa in termini che sono esattamente uguali a quelli che indica Orazio. Se prendete l'endout 18 e 17 e 18, anzi 15 e 16, per cui, dato che i pianeti in ballo sono esattamente gli stessi, c'è la Luna, c'è Saturno, c'è Giove, forse Valerio Flacco, oltre alla sfragis, ci sta proponendo il proprio oroscopo da mettere in relazione con gli altri due flacchi. Non lo so. Comunque sia, e mi avvio alla conclusione, se prendete l'endout 17, i trianomina Publius Papinius Statius, sempre in presenza della Luna, si ritrovano anche in Stazio, su una linea che parte da expectat, dal vertice acuto, e che arriva fino a Herculeo signata a vapore, cioè sempre dall'alto verso il basso, dove troviamo di nuovo Ercole. Ma ad essere interessante è che anche in questo caso è la Luna, monstrat luna vias, è la Luna che mostra la via. Vi rubo ancora un minuto per concludere il mio intervento. Dai passi che abbiamo discusso mi sembra emergere piuttosto chiaramente un aspetto della tradizione aratea, quello di leggibilità e tracciabilità del mondo.
Nell'articolo di Katharina Falk, da cui siamo partiti, la studiosa ammette di non avere trovato prove concrete del fatto che Arato considerasse le lettere e le stelle come degli stoiceia interscambiabili. E la sua argomentazione procede dunque per accumulo di indizi. Qualcosa di più concreto però sull'equazione stella uguale lettera credo si possa leggere in un passo non di Arato, ma di ispirazione certamente aratea, Endout numero 18. Siamo nel terzo libro delle Argonautiche di Apollonio. Giasone sta rivolgendo preghiere a Medea affinché lo aiuti nelle sue imprese. Promettendole eterna riconoscenza, le menziona un precedente illustre, Arianna, che per aver aiutato Teseo nella sua difficile prova fu cara anche agli dèi. Perciò un segno nel mezzo del cielo, una corona di stelle che porta il nome di Arianna, si volge tutta la notte fra le figure celesti. Ora, se guardiamo l'Endout 19, ci accorgiamo del debito di Apollonio nei confronti di Arato. In particolare, la chiusa degli ultimi due versi è praticamente la stessa. Apollonio però non si accontenta, e qui concludo, di descrivere la costellazione della corona. Il nome Ariadne lo troviamo due volte, alla fine del verso 998 e del verso 1003. Guardate il PowerPoint. Però la parola Techmor è altamente significativa perché ci segnala che c'è qualcosa da vedere. Infatti la prima lettera di quel verso e l'ultima sono rispettivamente Alfa e Rho, che combinate all'ultima del verso precedente formano Ari, le prime tre di Ariadnes. In maniera speculare, la prima e l'ultima del verso 997, Delta e Nu, combinate con la Eta del verso successivo, danno Dne. Ci manca solo la Alfa, che troviamo al verso 1000, all'inizio. Un caso? Io credo di no, perché se andiamo a guardare la costellazione della Corona Borealis, cosa troviamo? Esattamente le stesse lettere allineate. Semplice tecnopaignion? Stoicheia? Qualcos'altro? Casualità? Non lo so, la discussione è aperta. Grazie. Do la parola a Fabio Guidetti. Oh.